Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata al cacao con crema di ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono per la frolla, farina di tipo 00, cacao amaro, burro morbido, zucchero, uova, vanillina, sale, lievito vanigliato, per il ripieno, ricotta ben scolata dal siero, zucchero, gocce di cioccolato, cannella e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo la farina, il burro, il cacao amaro, le uova e il tuorlo, la vanillina, il lievito e il pizzico di sale. E azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno un'ora. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepareremo la crema di ricotta. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la cannella e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la ricotta e facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 4. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso le gocce di cioccolato e facciamo amalgamare per 30 secondi, antiorario, velocità 2. Trasferiamo la nostra crema in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Abbiamo ripreso la nostra frolla dal frigo, togliamone una parte e stendiamo il resto tra 2 fogli di carta da forno. Dopo aver steso la frolla, posizioniamola su uno stampo per crostate. Dopo aver messo la frolla nello stampo per crostate, andiamo a bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Versiamo adesso la crema di ricotta. Livelliamo bene. Abbiamo ripreso il resto della frolla, adesso lo andremo a stendere per fare il bordo. Dopo aver steso l'altra frolla, andiamo adesso a formare le nostre strisce. E andremo a decorare la nostra crostata.
Dopo aver formato la nostra crostata, adesso andiamo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa. La crostata è pronta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata al cacao con crema di ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!